codici KO, nel senso che in poche parole in questo paese è andato tutto a puttane, si può dire, sì. È andato tutto a puttane, i codici, la Costituzione. Abbiamo una politica che si scrive le leggi da sole, se le fa, se le scrive, se le canta e se ne è sempre fottuto degli italiani, del popolo, di quelli veri, di quelli che lavorano. Ed effettivamente si è visto cosa è successo. E potrei starmene tranquillo, faccio i miei concerti, mi diverto, guadagno anche qualcosa, ma non riesco a non sentirmi tutti i giorni tutto questo male, tutto questo disagio, me lo sento addosso tutti i giorni. E allora mi sfogo nelle canzoni, mi sfogo su Rock TV, che se non avevo Rock TV dovevo andare da un analista probabilmente. Invece il programma che faccio su Rock TV è terapeutico. Quello di Angus è il pezzo meno impegnato dell'album, però è stato un omaggio alla più grande band di rock and roll che esistono. Io ci ho suonato anche assieme a Udine 2 anni fa. Questi vecchietti, cioè, ancora spaccano sul palco. Questi si fanno 3 ore di concerto tutte le volte, grandi, grandi AC/DC. E naturalmente l'ho dedicata a questo piccoletto che suona la chitarra, che è l'anima della band, che si chiama Angus. E per quello che penso si chiama Angus Day. Collaborazioni, io è un po' di anni che io ho fatto 8 album con i Vanadium di hard rock. A me mi piace cambiare. Io se mi dessero la possibilità, farei un album di blues, un album di country, un album di jazz, un album di rock and roll, un album di heavy metal, perché mi piacciono tutte queste musiche, le sento tutte mie, le sento. E il problema della gente invece è che io vedo i ragazzi che sono come con i paraocchi, no? Io ascolto solo metal, oppure quelli che ascoltano jazz, hanno la puzza sotto al naso, quelli che ascoltano blues, hai capito? La musica è una sola, ragazzi, una sola, è universale, basta ascoltare. Poi naturalmente, come dico io, c'è la musica e la musica di me. Ma io sono partito fine degli anni 60, sono partito col blues, col rock sudista, sempre. Ma mai, mai musica italiana, mai. Poi in quegli anni c'era niente proprio. La prima volta che ho sentito un pezzo di Elvis Presley, io vengo da un paesino in provincia di Napoli, da cui sono scappato a 17 anni per fare musica. E ho sentito Jailhouse Rock di Elvis Presley, ho visto La Luce, come il film quello dei Blues Brothers, no? E da lì poi sono arrivati i Beatles, gli Stones, Jimi Hendrix, Deep Purple, Zeppelin. È stata una continua emozione. Però purtroppo da un po' di anni non mi emoziono più, perché effettivamente ascolto quasi esclusivamente robe. Sto riscoprendo robe che avevo già sentita nel passato, la sto riascoltando, perché secondo me sono più o meno una quindicina d'anni che la musica si sta arrotolando su se stessa proprio. Vengono fuori degli ottimi musicisti, ma il risultato alla fine sono fotocopie delle fotocopie delle fotocopie sempre. Sono tornato al blues, al rock and roll. E continuo a fare quello che mi piace. E poi io sono convinto che se il rock and roll non lo contaminiamo, ma con la musica buona però, il rock and roll è la storia, ce lo sta dimostrando, finirà per morire completamente. Ed ogni volta con queste collaborazioni chiamo gli amici, chiunque, del mondo metal, del mondo hard rock, anche del mondo pop volendo. Ho fatto un pezzo che si chiama Dio del Blues, l'ho fatto insieme alle Vibrazioni. Ho fatto un pezzo con Michele, con Caparezza, grandissimo, numero uno Michele. Un pezzo con i Dogo, un pezzo con J-Ax, un pezzo con Enrico Ruggeri, un pezzo con Roberto Tiranti dei Labyrinth, un pezzo col cantante della Strana Officina. Insomma, chi più ne ha più ne metta. E sono veramente soddisfatto perché ogni volta che chiamo questa gente vengono tutti volentieri, gli do un sacco di soldi. Mai dato una lira a nessuno, ma non perché non la voglio dare, perché non è giusto. Anche a me tante volte mi hanno chiamato, ma anche dei gruppettini giovani. Io ascolto il pezzo, mi piace, lo vado a cantare con loro. Che poi a casa cosa ci stiamo a fare, ragazzi? Andate a vedere i concerti, divertitevi. Io ho la fortuna di poter suonare, di poter cantare, ma anche i concerti, io quando posso vado a vederli. Perché è la cosa più bella la musica, ragazzi. Certo, andate a sentire Emma Marrone, Marco Minchioni e tutta questa gente qua, perché è tempo perso, ragazzi, scusate. È tempo perso. Rock on, Pino Scotto, you rock.